sono l'instabile fatta eccellenza, spinoso, spaventosamente fragoroso, spolpato come i polpi spalmati sulle rocce. Se dovessi scrivere una poesia su di me, scriverei solo sto come un punto di domanda su d'una catapulta. Scrive come lo potrebbero capire o comunque decifrare tutti quanti. E così deve rimanere, secondo me. Trovo che Ivan è veramente un writer, nel senso che lui usa la parola come decorazione, ma anche come un invito a riflettere, a fare quello che fa la poesia. Qualche anno fa, intorno al 2000, mi sono accorto che la poesia, ma come metafora del sentirsi, ovvero di quello che nel Piccolo Principe si chiama l'invisibile, no? Manca molto ultimamente. E allora ho pensato che quale strada, quale ribalta migliore ci potesse essere per una cosa che è sempre stata disciolta tra la gente, bene, le vie, le persone stesse. Allora, come Ivan, che è il mio nome poi, ho preso i miei scritti, le mie parole e le ho precipitate per le strade, li ho proprio buttati tra la gente, al conforto critico di chi li legge, di chi li incontra e della massa passante. Senza sapere bene poi cosa stavo andando a fare, in 4-5 anni fino ad arrivare oggi è nata una cosa che si chiama adesso poesia di strada, anzi, che qualcuno ha chiamato poesia di strada e che poi io ho chiamato assalto poetico. Sono le terme, le dame di Stroglia e si addentra, si inolta, si intristisce intricandosi tra tarpi, tranelli, trini, gioielli di Tarme e Tracagne. Se cerchi le parole le trovi, se ci credi davvero, questo è in dubbio. La luce di Dio. Come stai? A posto, un po' pacco. Esatto, brutta canzone, vero? Io neanche lo sapevo. Eyes open wide, looking at the heavens. Riesce a capire che cosa vogliono tutti quanti, riesce a condividere il suo momento e cerca, nonostante lui abbia uno, di dividerlo in piccole parti. Coda della sirena, certo. Animaletti. Molto grande anche. Sì, sono 10 metri per 3. Bellissima, sì. Sono lì. Tutto a pennelli? Tutto, no, spray. Bellissimo. Molto. 20 anni che si fanno scritte con le bombolette, firme, tag. E dopo un po' forse c'era anche bisogno di qualcosa d'altro, no? Quello che io faccio lo chiamo assalto poetico, ovvero che la poesia non è più gentile. Io non voglio andare per strada a gentilmente a fermarti, a dirti guardi, dovremmo ritrovare un po' la... Io vengo in strada e ti dico guarda, tu ti devi fermare perché in questa città noi ci stiamo per morire, capito? Devi ritrovare gli spazi di pensiero che iniziano a mancarci e quindi prepotentemente te lo faccio, tanto vero che ti metto manifesti grandi come lenzuoli, che ti sporco di vernice la città, che ti vengo a colorare saracinesche di giorno.
Crediamo che poter andare a dipingere dei luoghi comuni crei identità territoriale, quindi permetta a questa città, oltre che una riqualifica degli spazi che ce n'è bisogno, permetta anche di aggrappare l'identità. Non siamo più né carne né pesce, come tale o ci danno una spinta, e allora va bene, siamo d'accordo di tutti, facciamo cultura, o ci danno una spinta dall'altra parte, ridiventiamo vandali, e che si è visto si è finito. A me piacerebbe molto degli interventi di qualità sui muri che da soli sono delle pagine bianche, cieche, che non parlano. Siamo venuti dall'assessura per i progetti arredo urbano, mo ce ne usciamo e a ottobre ci rivediamo e auguriamoci che tali progetti girino, anche perché l'assessorato vuoto serve a poco. Ivan ha una dimensione letteraria, io lì vorrei spaccare, vorrei che le mie poesie fossero lette. Il fatto che io lo scriva in strada quasi ultimamente diventa quasi controproducente, perché la gente mi chiede di come io faccio la vernice o la colla più di che quello che io scrivo, quindi quello non mi interessa. Se ci fossero 1100 Ivan andrebbe benissimo. Dell'Italia si diceva poeti, santi e navigatori. Ad oggi abbiamo pochissimi navigatori, troppi santi e nessun poeta. Mettiamo che questo va a zero, esatto, così, a zero, a zero, a zero, a zero. Ogni volta che arriva è sempre una pressione addosso, nel senso che lui è sempre spinto a mille. Ultimamente, cosa che forse era destino che succedesse, ha cominciato a creare testi in lingue straniere, in modo che tutti possano leggere quello che passa per la testa di Ivan. Se vincessi un miliardo a biliardo, ruberei una birra in posta, scriverei in bella calligrafia su ogni banconota: ho vinto un miliardo, e già che sono lì ne spedirei una a tutti quanti. Se vincessi un miliardo a biliardo, mi darei un bacio dentro e stringendomi la mano riderei, perché neanche so tenere in mano la stecca a biliardo. E qualcosa rimane. Questa per me è la stessa cosa, cioè che a me sono fuori target uguale per Ivan. Cioè finire su Arte o finire su Gioia per me è esattamente, sono due luoghi alieni uguali, per quello ci vado. E confondo i miei alibi. Ha avuto la ben pensante idea, la genialata di dire: vabbè, oggi queste frasi posso di tenerle nel cassetto, le scrivo e le rendo pubbliche. Parla, cioè più che puoi, fatti vedere, disfa, l'importante è che riesci sempre a costruire un senso e un contenuto tuo. Questa non c'è più, questa era storica. Mi ha scritto una signora, mi fa: io guarda che non c'è più la tua frase. Faccio: come? Vado a vedere, l'ho rifatta, il giorno dopo era già grigio. L'avrei stracciato con la fantasia. Un giorno torno verso casa, mi giro, proprio perché non ho capacità artistiche o meno, vedo che cazzarola, le saracinesche hanno degli stelli dritti meravigliosi e hanno già le righe. Hai bisogno di trovarti una saracinesca che sia lunga quanto la tua poesia, ma tendenzialmente... E allora ho dato il bianco alla saracinesca e ci ho scritto la mia poesia. Il disordine nel mercato sfatto. Carta straccia e occhiaie, sassi che sbrodolano, pacchi che rotolano come biglie quadrate. Il confine del mondo dalla follia torna alla strada. I fantasmi dei lampi si mescolano alla fatica. Stretti saluti tra tutti, sarà domani come era ieri. Cuccioli tra rifiuti, un moccioso con le mani nere di tagli.